Buongiorno a tutti, io sono Francesco. Il piatto di oggi che sto per cucinare è pappa al pomodoro, un piatto tipico toscano. Gli ingredienti sono pane rafferma a pezzettini, pomodori, aglio, olio toscano, acqua calda, basilico e pezzetti di parmigiano. Prima cosa da fare è tagliare a pezzetti l'aglio. Seconda cosa, mettere l'aglio in un tegame pieno d'olio. Dopo aver fatto sbollettare l'aglio e l'olio, aggiungiamo il pomodoro. Dopo aver messo il pomodoro, mettiamo un po' di sale. E dopo aver messo il pomodoro e il sale, lasciamo cuocere per 10 minuti e giriamo. Dopo che abbiamo aspettato 10 minuti, prendiamo il formaggio tagliato. E dopo giriamolo. Ora bisogna aggiungere il pane nella pappa. Aggiungeremo pian piano l'acqua nella nostra pappa. E continueremo a girare. La pappa è quasi pronta. Bisogna mettere il basilico. Mescolare.